Roberto Ciferni, responsabile di questa tappa, l'ultima del tour organizzato dalla Foot Volley Italia. E cosa ci aspetta in questa Decathlon Beach Arena? Beh, diciamo questo sabato e questa domenica ci saranno i migliori giocatori di foot volley a livello nazionale, quindi grande spettacolo, aspettiamo tanto pubblico, tutti gli amanti del gioco del calcio possono venire qui e divertirsi dalle 3 del pomeriggio fino alle 8, sia il sabato che la domenica. Ci parli brevemente di questo sport, sappiamo che è nato in Brasile, sulle spiagge brasiliane, che in Italia ha preso molto piede in Romagna, ma a San Benedetto la gente lo pratica? Sì, a San Benedetto ci sono diversi giocatori di foot volley, tra cui diciamo quelli più in vista, Pasqualino Minuti, Roberto Beni, che purtroppo non potranno partecipare al torneo perché impegnati nei ritiri con le loro squadre. E a livello nazionale il movimento più grande è quello romagnolo, perché in Romagna ci sono stati diversi personaggi che hanno invitato diversi brasiliani per diversi anni a partecipare ai loro tornei, e quindi il movimento si è ingigantito notevolmente. E lo sport nasce negli anni 60, tutti i migliori brasiliani, anche quelli che giocano la nostra Serie A, giocano a foot volley appena tornano in Brasile. Ronaldinho a Barcellona aveva un campo personale di foot volley nella sua villa, quindi è uno sport altamente tecnico che ti permette di rimanere in forma anche nelle pause dei campionati. Uno sport per piedi buoni dunque. Esatto, sport per piedi buoni, e per gli amanti del gioco del calcio penso che sia il massimo, insomma.